Il suo arrivo alla Fidelissandria era stato anticipato dal presidente Paolo Montemurro nel corso di un recente incontro con i giornalisti, tant'è che Michele Scaringella si era messo in viaggio con i suoi nuovi compagni di squadra già martedì scorso verso Rivisondoli, la località abruzzese che in questi giorni sta ospitando il ritiro dei Biancoazzurri. Ora c'è anche l'ufficialità della sua firma con l'Andria, che aggiunge così una pedina al reparto avanzato. Scaringella, classe 95, arriva alla Fidelis a titolo definitivo. Il calciatore coratino, nell'ultima stagione, ha vinto i playoff di promozione con la squadra della sua città, contribuendo al trionfo dei neroverdi con 16 reti. Ora per lui arriva la grande chance tra i professionisti. Prime parole in ritiro intanto per due dei protagonisti biancazzurri, Roberto Mauroantoni e Antonio Matera. Mauroantonio è un volto nuovo della Fidelis, arriva dal Taranto ed è stato preso per completare la batteria dei portieri insieme al giovane riconfermato Marco Cilli. Stiamo lavorando tanto, stiamo lavorando bene, il gruppo chiaramente nuovo, però ci stiamo ambientando, ci stiamo conoscendo. Per dire dove può arrivare questa squadra è presto, sinceramente. Però diciamo che già a fine preparazione potremmo dire a che punto siamo. Io mi aspetto sempre di fare bene, di dare il mio contributo e chiaramente si raggiungono gli obiettivi non solo sotto forma personale, ma è la squadra che raggiunge l'obiettivo. È tornato dal prestito di Benevento invece Antonio Matera, che con i Sanniti ha conquistato la promozione in Serie A. Sembrava in partenza verso il Foggia, negli ultimi giorni invece sono lievitate notevolmente le possibilità che resti alla Fidelis. La mia esperienza del Benevento è stata sicuramente molto importante, ma la cosa importante è che sono felice di restare qui ad Andria e, come ho già detto gli anni precedenti, Andria è casa mia. Ho visto, secondo me, già una squadra che ha voglia di arrivare a dei traguardi importanti. Secondo me faremo bene. Novità di mercato, infine, anche per il Bisceglie, che si è assicurato le prestazioni del centrocampista molfettese di origini montenegrine, Idriss Toksic. È cresciuto nelle giovanili del Bari e ha giocato anche nella primavera del Chievo. Vanta esperienze tra i senior nel Monza, in Lega Pro e nella massima serie del Montenegro.